Buongiorno Marcella. Buongiorno a tutti. Io te l'ho portata. Grazie. Tienatelo quando vuoi, pure un fiesta sera. Allora vieni stasera, riprendi. Fa la scinova. Perché io mo lei fa una bella, diciamo, tutto il corpo e cose. Dai, mi sei in forma. E io mi vado a fare una bella magnata di frittura di pesce in dall'uglio. Che la signora qua frinda la friggitriciare, stanno in fantasia e io mangio a mangiare frittura di pesce. Va bene. Allora, dove ti trovi? Dove stiamo qua? Dove ti trovi? Dove ti trovi, Teresa? Andiamo in Centro Estetico, ci troviamo in via Nazionale 418. A Torre del Greco. Ringrazio Emanuele per questa bellissima pubblicità e spero di soddisfare il relax di Teresa. Ecco, questo è il regalo. Non vi svegliamo che cosa facciamo, però vi facciamo vedere un poco poco. Vai, ecco, questo è il regalo di compleanno che ho fatto a mia moglie. Vedete? Guardate qua allora. Abbiamo il bagno turco. Sanno pure i turchi, arena. Se ci sono i turchi, vengo anch'io. Noi abbiamo l'idromassaggio, che sta qua con la friggitrice, con l'ugliare, così. Poi che non c'è più? Poi ci sta il lettino, qua si fa il massaggino, vedete? Bello sistemato, ecco qua. Io me ne vado. Te la lascio, me ne vo. Ok, grazie. Beh, mi sta aspettando il friggitore. Ok. Tieni già che li belle produzioni. Vai, arrivederci. Vai, vai, state buono. Vai. Ciao. Rosalinda e Cipolletto che si sono bisticciati. Rosalinda e Cipolletto che si sono bisticciati. Che è successo a babbo? Falla con babbo. È stupido. È stupido. Che ha combinato? Parlo con me perché babbo non sai quello che fa. Che non ti preoccupa, lo te dico. Che ha fatto? Niente, scemo. È scemo? Chi è? Cipolletto. Vieni a fare l'amma con figlio, ma perché tu ammazzata, non voglio dircela. Tu mi dirà così, coppo social. O social è una cosa. Hai realtà è nato e tu sei qualcosa. Calma di leone. Canta. Calma di leone. O può dirci foto che sono leone. Ma non ancora leone, che sono ancora cascino mezzo e mezzo. O tempo che mi arrivi di cascino. E dammi soddisfazione. Sì, sì. Tra fave, fagioli e piselli, quale bambino non ha aiutato mamma a sgranarli? Il pomeriggio, dopo la merenda e i compiti, non mi annoiavo mai. Oltre ai giochi e gli hobby, mi divertivo ad aiutare mamma nelle piccole faccende. Ricordo i baccelli verdi, freschi e profumati sulla tovaglia di plastica lavabile. Ero sveltissima a sbucciarli e anche a farne sparire uno ogni tanto. Alla fine in premio qualche caramella o un soldino. Anche tu? Tu non vieni a dieti, ah? A dieti l'una notte, o un idio, un bucatino, ya? È troppo sabbi, ma che mangio un dino. Ciao, aiuto. Cattura, mamma mia. Ma come la signora ha preso di petto mia cognata? E come sta? No, mia cognata, la signora. La signora, come sta? Mi interessava sapere la macchina a posto. E fatti dare il numero della signora che la chiami. Avretà. Fatti dare il numero della signora che voglio sapere come sta. Ma che stai facendo? Chi si è certificato di matrimonio? Che sia, date che siamo sposati? Sì! E addossata di scadenza! Signori, sono arrivata qua nel ristorante dove si fa la colazione, sono a Isca, Refendinata, ma una sala, maronna mia, non lo so, vi giuro, troppo, troppo, troppo bello, quanta gente. Buongiorno. Ecco qua, qua si sta il buffet, ma piano piano ci facciamo il buffet, vi faccio vedere tutto, aspettate. No, ma voi aprite che pezzi di tavola, guardate qua. Io sapete, inizio il salato qua. Signori, ci sono pure le uova, ci sta il yogurt fatto da loro, signora bella. Penso proprio di sì. Bella, bella. Comunque ci sta un sacco di belle cose. Qua ci sono i cereali, guardate quante torte. Guardate quante torte, comunque un albergo a 5 stelle, troppo bello, una cosa da non credere, vi lascio tutti i targ sui... Guarda, lo sto, state zitto, lo sto facendo in due vetro. Guarda, lo sto, Salvatore, saluta TikTok.